I giorni che precedono l'arrivo del cucciolo a casa sei tutto eccitato, tutto contento. Cominci ad andare a prendere la prima ciotola, vai a prendere il guinzaglietto, vai a prendere il cibo, insomma, compri tutto il corredo per accogliere al meglio il tuo cucciolo. Arriva il giorno che lo vai a prendere, lo porti a casa, arriva la prima notte, ti svegli il mattino dopo e trovi la pipì e la cacca. E cominci ad andare in panico, non sai cosa fare. Stai tranquillo, è tutto normale e dopo la sigla ti spiego come insegnare al cucciolo a non fare i bisogni in casa. Ciao, sono Marzio Sala, presidente e direttore di Affinity Dog e questo video lo dedichiamo a come insegnare al cucciolo a non sporcare in casa. Intanto voglio rassicurarti sul fatto che è normale, assolutamente normale, che il cucciolo faccia la pipì in casa durante i primi giorni dopo che l'hai acquistato dall'allevamento. Chiaramente è un passaggio che dura qualche giorno, al massimo qualche settimana. Si tratta solo di avere un po' di pazienza e di aspettare che le cose vadano a posto quasi da sole. Ovviamente tu hai un ruolo principale e adesso ti spiegherò cosa devi fare in questo tempo. La prima cosa che devi sapere è che è assolutamente normale che il cucciolo faccia la pipì durante alcuni momenti della giornata, perché infatti il cucciolo molto spesso dorme e quando si sveglia sporca, quando si emoziona sporca, quando gioca sporca, quando beve sporca. Perfetto, questo rientra assolutamente nella normalità perché fondamentalmente il cucciolo, essendo troppo piccolo, non ha ancora il controllo degli sfinteri, cioè non si sa ancora controllare e quindi è normale che un evento emozionale porti ad una sua pipì. Capiterà infatti che anche quando lo lascerai da solo per recarti al lavoro o per recarti a fare delle commissioni, troverai al ritorno a volte delle chiazze di pipì, delle pozze di pipì. Ecco, quelle pozze probabilmente sono dovute al fatto che il cucciolo, essendo stato in casa per molto tempo, non è riuscito a tenerla e quindi è sporcata. In queste situazioni, molto tempo fa, circa una decina d'anni fa, ma credo che qualcuno lo faccia ancora, si consigliava ai proprietari al rientro di prendere la testa del cane e di infilarla dentro la pipì per far sì che questa azione funzionasse da deterrente per evitare che sporcasse. Ovviamente è una leggenda metropolitana, prova ad immaginare tuo figlio nella stessa situazione e capirai benissimo che non farai mai e poi mai una cosa del genere. Ovviamente quello che devi fare quando arrivi a casa e trovi la pipì del cane, non devi assolutamente arrabbiarti. Prendi il cane, lo sposti, lo metti nel suo recinto o comunque in un posto lontano da dove è stata fatta la pipì, pulisci con prodotti che non siano a base di ammoniaca, perché la pipì è ammoniaca, e riveri il cucciolo e lo lasci andare tranquillo come se nulla fosse successo. Dopo i primi giorni dall'arrivo a casa capiterà che comincerai a lasciare il tuo cucciolo a casa da solo e può essere che al rientro troverai una piccola chiazza di pipì. Ecco, questo è assolutamente normale e può capitare perché il cucciolo per assurdo potrebbe essere stato da solo per troppo tempo e quindi non è riuscito a tenerla e ha dovuto sporcare perché, proprio come ti dicevo prima, non controllo gli sfinteri. Quello che auspico è che tu non applichi una tecnica che molto spesso viene consigliata come deterrente per far sì che il cucciolo non sporchi in casa. Mi riferisco al fatto che molti consigliano di prendere il cucciolo e mettergli la testa dentro la pipì appena fatta. Ecco, questo non è un deterrente per far sì che il cucciolo sporchi in casa, ma è solo una maniera per spaventarlo e per mettergli paura nei tuoi confronti. Ciò che devi fare è prendere il cucciolo facendo finta di niente, ovviamente della pipì, lo porti in un posto, in un'altra stanza, in un posto comunque diverso da dove ha sporcato, pulisci senza farti vedere, rivai a prendere il cucciolo e cominci a giocarci come se nulla fosse accaduto. Ti consiglio vivamente di non applicare questa pratica perché il cucciolo imparerà solamente ad avere paura di te. E come ben sai, noi non vogliamo che il cucciolo abbia paura di noi, perché quando noi andiamo ad acquistare ed adottare un cane è fondamentalmente per portare un valore aggiunto all'interno della nostra vita. Devi comunque entrare nell'ottica che questo periodo dove il cucciolo può sporcare in casa durerà esclusivamente qualche settimana e vedrai che con gli insegnamenti che ti spiegherò successivamente e con la crescita del cucciolo questo comportamento svanirà anche quasi da solo. Un'altra pratica che si usa spesso fare quando si porta a casa il cucciolo è
l'uso delle traversine. Allora, le traversine vanno bene entro certi limiti temporali perché poi il cucciolo impara a sporcare sulla traversina e non più su altre superfici come per esempio un manto erboso o in strada. Questo accade perché il cane è un animale abitudinario e si abitua molto spesso e velocemente a delle superfici comode. Chiaramente poi fuori dalla traversina si rischierà che il cucciolo andrà a generalizzare la superficie bianca sottostante alla traversina, per esempio sul pavimento. Quindi la traversina cerca di usarla solo ed esclusivamente in situazioni di emergenza. Quello che conta nel cucciolo è l'osservazione. Quando il cucciolo deve fare la pipì, comincia ad annusare per terra e tendenzialmente comincerà a girare in tondo su se stesso. Questo vale sia per la pipì sia per la cacca. La differenza sta nella posizione che assumono. Quando il cucciolo deve fare la pipì assume una posizione obliqua, mentre quando deve fare la pupù assume una posizione con la schiena curva. Ora, queste due posizioni sono il sentore per te dove devi bloccare il cucciolo, mettergli il guinzaglietto, portarlo fuori, aspettare che faccia i suoi bisogni e poi premiarlo amorevolmente. Con questa pratica, fatta per circa un paio di settimane, 2 o 3 settimane, vedrai che la frequenza delle pipì in casa che troverai sarà molto molto minore. Grazie a questa tecnica, dove comunque dovrai premiare molto il cane, nel tempo il cane imparerà a non fare più la pipì e quindi troverai un equilibrio tra la sua crescita e le sue perdite. È ovvio che ci vuole solo un po' di tempo. Abbi pazienza e vedrai che le cose si sistemeranno da sole. Spero che questo video possa esserti stato utile. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al nostro canale YouTube cliccando sulla campanella qui sotto. Segui anche le nostre attività e i nostri corsi sul sito www.affinitydog.it e seguici sulla nostra pagina Facebook affinitydog.educazione cinofila e sul nostro profilo Instagram affinitydog educazione cinofila.